struttura che ha tutte le caratteristiche che vengono richieste dalla Regione Toscana e dalle norme statali in materia, ovvero tutti i requisiti di tipo organizzativo, strutturale e impiantistico che sono necessari a renderla, oltre che funzionale alle esigenze degli anziani, anche sicura e quindi rispondente a tutte le norme di sicurezza che sono necessarie per garantire sicurezza alle persone che poi la frequenteranno e ne saranno ospiti. Manca poco, è prevista per il prossimo 29 gennaio l'inaugurazione della RSA di Pescaiola della ASL Toscana Sud-Est, ospitata nel nuovo centro Coinè di via Alessandro Dal Borro. Un edificio completamente ristrutturato dove trovano posto 25 posti letto in residenziale e 6 in diurno. È la quinta struttura dell'azienda sanitaria nel territorio aretino che porta a quasi 400 i posti disponibili. Diciamo che la Regione Toscana ha dato la disponibilità e ha dato la possibilità ai territori di organizzare insieme a degli interventi tipo residenziale anche degli interventi di sostegno delle persone con problemi di non autosufficienza a domicilio. È attraverso la combinazione di questi interventi che si viene poi a realizzare sulla persona e quindi sul progetto personalizzato giusta definizione del progetto di vita della persona in un momento particolarmente difficile della vita. Un investimento di oltre 6 milioni di euro. In questa struttura troveranno posto anche gli ospiti della RSA Ninci di Mugliano. Tutta la progettazione si è sviluppata avendo a cuore la centralità della persona e la cura dei piani individualizzati di cura. La struttura infatti è molto ampia e offre al proprio interno tanti angoli differenziati proprio per offrire il massimo comfort innanzitutto, ma anche la massima personalizzazione degli spazi. Questo darà vita anche ad un percorso di ulteriore qualificazione, ecco, della gestione, di cui per la verità, ecco, noi siamo già molto contenti, perché ecco, l'RSA di Mugliano è un pezzo importante, è il cuore, ecco, della nostra cooperativa, e ecco, questa nuova destinazione consentirà, ecco, di fare un ulteriore sviluppo della qualità del servizio.